italiani è un popolo meraviglioso. Sicuramente hanno un posto speciale nel paradiso. Adesso vi spiego il perché. Ho visto, ovviamente, non si parla di altro, ovviamente l'ultima news Russia-Ucraina. Italiani cosa fanno? Non solo adesso aiutano tutti i profughi che arrivano dall'Africa, eccetera, ma adesso vanno addirittura a protestare per dare una mano, un sostegno ai poveri ucraini. Cioè, sono 2 anni che vi hanno rovinato l'economia, cioè ve l'hanno proprio rovinata. Vi hanno rovinato la salute, vi stanno dimezzando, fra un po' vi ripuliranno pure i conti correnti, vi hanno immuserruolato, vi hanno tolto qualsiasi diritto e voi andate a protestare per gli ucraini. Meraviglioso. Altruisti fino alla fine, altruisti nel sangue. Io direi a questo punto, Draghetto, tu vai avanti con il progetto, parti pure con ripulire i conti, tanto loro sono lì tutti a impegnare disinfettati a manifestare. Ma cosa manifestate? Ma non vedete che è tutto un diversivo? Non vedete che è tutto fatto apposta? È tutto fatto apposta perché ormai dopo 2 anni di tutta questa storia che non se ne può più, la gente inizia a arrabbiarsi, la gente inizia a perdere pazienza, ecco che hanno trovato uno dove potete sfogare le vostre rabbie, che anche lui è un attore, non è altro che un attore, però nel frattempo tutti le luci si spostano da una situazione, dal problema vero, si spostano adesso a questa cosa che secondo me è tutta una scena. Un ultimo consiglio alle casalinghe italiane: non ospitate le profughe ucraine, perché altrimenti la guerra in Ucraina sarà l'ultimo dei vostri problemi.